Domenica 23 settembre 2018 è stata inaugurata la nuova sede di Casa dell'Affido, il servizio del Comune di Torino per l'affidamento familiare. La nuova sede si trova in via San Marino 10, nei locali adiacenti a quelli del progetto Colorandia. La giornata è cominciata alle 15, al Teatro dei Ragazzi, con la rappresentazione di giovani affidati e non, dal titolo Come la spiaggia che ascolta le onde. Quando all'età di 11 anni mi avevano detto che sarei andata in affido, ho pensato subito, oh mio Dio, ora scappo o mi nascondo. Oppure rimango tra le braccia di mia nonna, l'unico posto in cui mi sono sempre sentita al sicuro. Ma poi col tempo ho capito che la vita è piena di esperienze e sorprese che ti fanno crescere. E se rimani fermo su un punto, non impari a volare. Ho imparato che una famiglia è fatta di tanti tasselli. E ognuno di essi ti lascia un qualcosa. Per me l'affidamento è come una grande macchia indelebile, piena di contraddizioni e sfumature. E tutte queste sfumature le possiamo chiamare fratelli, sorelle, madri, padri, amici. Che ti importa la forma se ti aiuta a essere ciò che sei e come sei? Successivamente sono state presentate le novità di Casa Affido, l'organizzazione, i progetti e le collaborazioni. Alle 17.30 è stata inaugurata la nuova sede in via San Marino 10 con il taglio del nastro da parte dell'assessore al welfare Sonia Schiellino. Essere qui per Casa dell'Affido vuol dire trovare delle sinergie, vuol dire trovare altre associazioni che si occupano di bambini e di famiglie, quindi un vantaggio in termini di rapporti, di relazioni e poi un posto bellissimo, raggiungibile da tutte le parti di Torino. Siamo comodi col 4 e col 10 per esempio, che sono due tram che attraversano tutta la città. Qual è l'obiettivo primario che la città di Torino si è posta riguardo di questo progetto? La Casa dell'Affido è il modo che la città ha da parecchi anni per far incontrare i bambini che cercano una famiglia con le famiglie disposte ad accoglierli. È un modo per avere i bambini il più possibile all'interno di famiglie. Quali sono i cambiamenti principali a cui avete assistito e che avete testimoniato come insomma, testimoni privilegiati quasi relativamente all'assistenza alle famiglie? Sì, io direi che negli anni i nostri interventi si sono sempre più preoccupati di attuare la legge che ci dà come principio fondamentale quello di aiutare il minore a vivere nella sua famiglia. Quindi sicuramente negli anni sono stati molto potenziati tutte le attività di supporto ai minori dentro la loro famiglia. Nei dati che citavo prima, su circa 6.000 minori seguiti, solo 1.200 sono in una collocazione eterofamiliare. Quindi sicuramente questo è ciò che caratterizza l'intervento complessivo sui minori della nostra città. Ma anche dentro l'affido sono stati molto potenziati gli affidi diurni o gli affidi da famiglia a famiglia, proprio per interpretare quello che è lo spirito dell'affidamento, che non è togliere un bambino alla sua famiglia, ma aiutare la famiglia che ha delle difficoltà a ritornare ad occuparsene. Questo dovrebbe essere l'affido. Poi sappiamo che ci sono degli affidi che durano più a lungo e che purtroppo non si concludono con il ritorno del ragazzo nella famiglia. Ma l'obiettivo vero dell'affido è questo, e io credo che anche nel promuovere modalità nuove di affido, come appunto quello da famiglia a famiglia, abbiamo seguito questo obiettivo. Certo, ci sono delle aree su cui è ancora difficile intervenire con l'affido, ma noi stiamo provando, e anche le associazioni che hanno aderito al bando di Casa Affido di quest'anno ci hanno dato una mano in questa direzione, e cioè l'affido dei minori stranieri non accompagnati, per il quale anche la Garante dell'Infanzia regionale oggi ha fatto un appello, e l'affido dei minori con disturbi del comportamento. Per cui tra le varie associazioni che hanno promosso delle iniziative ci sono anche delle idee nuove in quest'ambito. Per noi questo è un evento che organizziamo ogni anno ed è davvero per noi una festa grande, perché è l'occasione per poter vedere come ci sono delle famiglie così solidali, così pronte ad aiutare i bambini in difficoltà,
che di questo mi piacerebbe che se ne parlasse di più. Perché? Perché i nostri giornali spesso portano delle cattive notizie, gli eventi negativi che sono sempre molto messi in risalto. In realtà noi abbiamo delle realtà molto belle, con delle famiglie disponibili, poi Torino in particolare è una città solidale da un po' da sempre, è la città dei santi, e il fatto di poter constatare direttamente, vedendovi, stando insieme a loro, che ci sono dei bambini che crescono all'interno di queste famiglie con tanto amore e affetto e con una relazione di attaccamento assolutamente significativa, è davvero per me, che faccio questo lavoro da tantissimi anni, anche un vero piacere. Talvolta di fronte a certe situazioni mi vengono ancora i brividi, perché davvero ci sono delle persone che riescono ad accogliere bambini davvero difficili e che sono sempre pronti a dare ancora di più. Allora chiediamo quali saranno i progetti futuri e gli sviluppi di questa realtà. Beh, sicuramente il fatto di avere delle così belle esperienze ci fa sì che anche altre persone possano essere contaminate dalla voglia di darsi. Proprio oggi abbiamo incontrato anche una signora che si ospitava in teatro, che si è detta assolutamente colpita da questo e che si propone di pensarci. Il fatto che ci siano queste testimonianze è davvero un fattore molto importante. Questa sede, che in questo caso è molto grande e molto disponibile anche come spazi, fa sì che noi potremmo all'interno ospitare davvero dei gruppi di automutuo aiuto di famiglie che si ritrovano, che parlano dei loro problemi, delle loro difficoltà e che nel contempo, come dire, si aiutano reciprocamente in base alle esperienze e le belle prassi positive che sono riuscite a fare. Siamo in compagnia di Precious, dipendente dell'associazione SOS Villaggi dei Bambini, famiglie affidatarie interculturali per Torino, che collabora con Casa dell'Affido. Il mio ruolo è di promuovere, ricercare le famiglie affidatarie migranti, quindi che hanno voglia di fare questa esperienza di come famiglia affidataria che accoglie, in questo caso, perché essendo un progetto innovativo, per accogliere nucleo familiare, non solo i bambini o solo i ragazzi, ma l'idea è un pacchetto completo, quindi che mettono a disposizione una stanza nel loro appartamento per accogliere una situazione di vulnerabilità. L'esempio che posso portare è proprio questo, l'ultimo affido che abbiamo appena fatto, che prima nella storia di affidamento di un papà e bambino, di questa situazione che la mamma viene mancata per una storia di cui tutte le sappiamo sul territorio, quindi c'è questo neonato con papà da solo, come sappiamo, come papà hanno bisogno di essere sostenuta. In attesa della promozione di questo progetto abbiamo attivato e cercato una famiglia affidataria nigeriana, essendo questo papà è nigeriano, l'idea è proprio di supportare questo papà, al di là che viene aiutato nell'inserimento dell'integrazione italiana, anche per non farle perdere la cultura, no? del papà, che poi può aiutare questo papà a trasferire a questo bambino. Grazie mille Precious e buona giornata a tutti. Ricordiamo i contatti di Casa Affido. Potete scrivere alla mail casa.affido@comune.torino.it oppure chiamare il numero verde 800 25 44 44. Potete inoltre visitare il sito digitando www.comune.torino.it/casaffido.